Ora voi tutti, artisti, che siete innamorati della bellezza e che per essa avete lavorato, a voi tutti la Chiesa del Concilio dice con la nostra voce: se voi siete gli amici della vera arte, voi siete nostri amici. Da lungo tempo la Chiesa ha fatto alleanza con voi. Voi l'avete aiutata a tradurre il suo messaggio divino nel linguaggio delle forme e delle figure. Oggi come ieri, la Chiesa ha bisogno di voi e si rivolge a voi. Essa vi dice con la nostra voce: non lasciate che si rompa un'alleanza tanto feconda. Non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina. Non chiudete il vostro spirito al soffio dello Spirito Santo. Questo mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell'ammirazione. Questo grazie alle vostre mani. Questo è il messaggio di Papa Paolo VI agli artisti in occasione della chiusura del Concilio Vaticano II. È da qui che vogliamo partire. Signore e signori, dal Teatro Ariston di Sanremo, la 14ª edizione di Jubil Music. Non abbiamo aperto con parole nostre, ma con il messaggio agli artisti della Chiesa del Concilio. Parole che oggi ci investono di una nuova responsabilità. Parole coraggiose, sì, perché non è facile dire agli artisti: voi avete aiutato la Chiesa a rendere comprensibile il mondo invisibile. E poi ancora, oggi come ieri, la Chiesa ha bisogno di voi. Quell'appello è rimasto troppo spesso inascoltato. L'arte, la musica, i programmi massmediali, quelli che, come si usa dire, piacciono alla gente, in troppi casi si colorano di contenuti che portano su strade lontane dalla proposta totalmente liberante di Gesù. Con semplicità, umiltà, ma con profonda convinzione, Jubil Music apre il suo sipario per offrire uno spazio ecclesiale di qualità a chi vuole narrare con la musica e con l'arte una vita illuminata dall'incontro con Cristo. Ma c'è di più. Nell'anno della fede, voluto da Papa Benedetto XVI, e nell'anno del Sinodo dei Vescovi per la nuova evangelizzazione, Jubil Music apre il suo sipario nella speranza che la creatività donata dallo Spirito Santo a tanti artisti ritorni ad essere servizio alla Chiesa e nella Chiesa. Il nostro pane quotidiano, questo è il titolo di Jubil Music 2012. E non cos'è, ma chi è questo pane che sazia per sempre, diremo, questa sera, attraverso diversi linguaggi. I linguaggi, lo sappiamo, sono strumenti imperfetti e limitati.
Tuttavia il loro uso competente è oggi una precondizione per aprire relazioni evangelizzatrici, specialmente con le nuove generazioni. Lo hanno ben capito tre giovani ragazze provenienti da Strasburgo che si sono introdotte con competenza nel Christian Lounge, un genere musicale diremmo à la page, e lo hanno riempito della loro esperienza di fede. E allora con Connexion, per la prima volta in Italia, Geva! Se cherche, puis se trouve. Nous sommes connectés dans un seul but, s'élever. Connexion de toute une génération. Connexion. De toute une génération connexion, connexion, connexion. Comme du ciment qui nous assemble. Merci, a proprio. Merci. Dicevo, mica male questo Christian Lounge, è una musica giovane, per conduttori giovani. No, no, non è inutile che facciate così. Non mi riferisco a me, ma mi riferisco ai due conduttori che mi affiancheranno e che ci accompagneranno in questa grande avventura. E allora, il teatro, mi raccomando, sia caldo per accogliere Marilu Pipitone ed Enrico Selleri. Buonasera, buonasera a tutti. Arrivati, buonasera. Arrivati. Buonasera, maestro, Maestro, scusate, prima di iniziare, siete giovani, siete belli, ma lo stacchetto a me non c'era. Allora, va bene, non gli abbiamo fatto lo stacchetto all'inizio, però ringraziamo il grande maestro Andrea Carretti, con un grande applauso tutto l'Ariston. Grazie. È sempre protagonista di tantissimi eventi ecclesiali con il Papa, la Guardia dei Giovani Italiani, il Papa Torino per la Sindone, poi non stiamo qui ad elencarli tutti. E come sapete il nostro Enrico Selleri è conduttore di TV 2000, che peraltro è media partner di Jubil Music. E allora permettetemi di ringraziare tutti i telespettatori di TV 2000 che ci stanno seguendo da casa in Italia e in Europa proprio grazie alle telecamere. Questo Jubil Music glielo facciamo sentire a casa, un grande applauso, questo è il calore di Jubil Music. Molto bene. E questo calore per accogliere una ragazza che ha fatto tanta strada. Marilu viene da Palermo, è una giovane attrice e pensate che quest'anno ha recitato in ben due fiction di Rai 1, I 57 giorni su Paolo Borsellino e Un passo dal cielo 2. Marilu. Grazie, grazie. È un grandissimo onore essere qui insieme a voi per questo evento speciale. E poi ecco, essere sul palco dell'Ariston non è una cosa da tutti i giorni. È vero, non ci si abitua mai, questo lo possiamo garantire, vero Andrea? No. Senza dubbio. Andrea, anzi, ringraziamo chi ha dato la voce a inizio serata, certo, alle splendide parole di Paolo VI. Lo invitiamo per farlo vedere ai nostri amici, tanti lo hanno già riconosciuto. Lui è un abitué delle fiction di Rai 1. Don Matteo, Don Bosco, Giovanni Paolo II, Chiara e Francesco, L'inchiesta in cui interpreta Gesù, è proprio la fiction su Paolo VI. È con noi e rimarrà con noi Fabrizio Bucci. Grazie, a dopo.
Andrea, c'è anche una persona che permette agli artisti cristiani di poter esprimere la loro fede sul palco più importante d'Italia, proprio a Sanremo, la città della musica. Hai ragione Marilu, e allora un grazie di cuore, grande, anzi grandissimo, va al vescovo di Ventimiglia Sanremo, Sua Eccellenza Monsignor Alberto Maria Careggio. Grazie, 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 grazie. Grazie mille. Ed è proprio a Jubil Music che possiamo dire chi è il pane quotidiano. È Gesù che vuole incontrarci per saziarci di sé, uno a uno, perché il nostro cuore non si può accontentare di nessuno meno di Lui, perché siamo fatti per Lui. E lei lo ha capito bene. Lei chi, scusa? Lei Nathalie, una cantante che ha donato la sua voce per cantare la parola di Dio, il gospel. Un gospel particolare perché ha il sapore dei ritmi caraibici della sua terra, la Martinica. Beh, allora Marilu, è la prima volta che annunci un cantante dall'Ariston. Facciamo spazio. Preparati, facciamo spazio. Pronta, attenzione, vai. Ok. Allora, Jubil Music, per la prima volta in Italia, accompagnata dai Cometa e dagli Anno Domini, con Glory, Glory Lord, Nathalie De Ronde. Grazie anche agli Anno Domini Gospel Singers che ci accompagnano tutti gli anni.